Buongiorno Ilaria, buongiorno ai nostri telespettatori. Cosa succede? È praticamente da gennaio che il K2, via Edmondo De Amicis, è chiuso al traffico. È chiuso al traffico questo chilometro fondamentale per tutto il quadrante di Roma Nord, perché collega naturalmente tutta via Trionfale, via della Camilluccia, via Igea, con lo Stadio Olimpico, quindi con il quartiere Prati. Sarebbe una bella via di fuga, ma da gennaio è chiusa. Naturalmente potete immaginare, i residenti sono veramente sul piede di guerra, perché hanno tentato in questi mesi di conoscere la verità. E allora sentiamo subito un residente. Lei abita qui di fronte, ha cercato di sapere perché è chiusa questa strada. A chi ha scritto, a chi ha parlato? Ho scritto sia alla sindaca Raggi che alla presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi del Partito Democratico. Che non c'entra niente però per la gestione di questa strada. Lei che cosa ha chiesto? Ho chiesto di avere notizie. Cosa le hanno risposto? Mi hanno risposto che il problema non dipendeva da loro, che dipendeva dal servizio giardini del Comune di Roma e di Roma Natura, ma ad oggi non si vedono risultati. Grazie. Allora, Carlo Pacenti, residente anche dell'associazione IGEA, voi avete avuto risposte? No, io parlai con l'assessora Laura Fiorini a gennaio al telefono, una telefonata cordialissima, grande disponibilità. Però ecco, di fatto adesso siamo a metà maggio e la situazione è quella che è, cioè la strada è chiusa e inagibile. Cosa succede qua nelle ore di punta? Ma qui nelle ore di punta e anche non nelle ore di punta il traffico va su via Igea nelle zone limitrofe perché non si riesce a scendere. È successo che per esempio il 20 febbraio era chiusa questa, era chiusa via Trionfale, era chiusa viale Cavalieri di Vittorio Veneto, quindi insomma un disastro. Ed era un ingorgo totale. Allora, Luca Pagni, altro residente, altra associazione, voi avete avuto dei... Anche altri problemi, perché dal parco escono i cinghiali, escono con i... Questo, mi perdoni, siamo qua per la strada chiusa, dei cinghiali parleremo in altra sede. A chi avete chiesto informazioni? Noi abbiamo chiesto sia al 15° che al primo municipio, hanno detto che non c'entravano nulla e i residenti di Prati hanno avuto difficoltà a raggiungere gli ospedali del Gemelli, del San Filippo Neri e della Columbus. E quindi siete rimasti imbottigliati nel grande ingorgo. E allora, noi questa vi abbiamo dato la radiografia, chiaramente qui siamo in una parte meravigliosa della nostra città, fra l'altro si interseca con la riserva naturale di Monte Mario. Prossimo collegamento, forse qualche chiarimento. La linea torna a te.